Mercato Juve, parte la rivoluzione di Agnelli e Paratici, arrivano i nuovi acquisti. Bianconeri di nuovo nella storia, conquistato l'ottavo scudetto consecutivo. Nessuno mai era riuscito a fare tanto. Ma ora, dopo l'amara conclusione dell'avventura bianconera in Champions League, per Agnelli, Nedved e Paratici è tempo di concentrarsi subito sul prossimo calciomercato della Juventus. In programma c'è infatti quasi una rivoluzione che dovrà permettere alla vecchia signora non solo di continuare a primeggiare in Italia, ma anche di competere sempre alla pari con tutte le big d'Europa. Ecco perché il prossimo mercato della Juve sarà animato da grandi nomi, che la dirigenza bianconera ha già iniziato a trattare. Il primo acquisto per la prossima stagione è quello di Aaron Ramsey, già acquistato a parametro zero, ma la Juve ovviamente non si fermerà qui, anzi. I dirigenti bianconeri avrebbero infatti già individuato e messo nel mirino alcuni top player per far fare un ulteriore salto di qualità alla rosa in ogni reparto. Ecco dunque tutti i possibili regali scudetto nel mirino della Juventus. Nel reparto arretrato infatti ci si aspettano veramente moltissime novità e i nomi finiti nel calderone sono tanti, con De Ligt sempre più vicino al Barcellona, i fari sono puntati su Manolas della Roma e Rubén Dias del Benfica, in attesa anche di Romero del Genoa. Occhio anche a Milenkovic della Fiorentina e qualche possibile suggestione come Umtiti del Bara o Marquinhos del PSG. Oltre a Ramsey, anche al centrocampo si cerca almeno un altro innesto di livello. Paratici sta trattando da svariato tempo soprattutto due gioielli, Zaniolo della Roma e Ndombele del Lione. Rimane in piedi il sogno Pogba, anche se è molto complicato. Anche per l'attacco potrebbero arrivare novità importanti. Bisognerà capire chi lascerà Torino, ma intanto Paratici ha puntato Federico Chiesa della Fiorentina, uno dei suoi primissimi obiettivi, ma anche top player mondiali come Isco del Real Madrid e il nerazzurro Icardi, oltre al fenomeno del momento, João Félix. Attenzione però, perché le novità di calciomercato in casa Juve non sono finite qui, anzi.